Parliamo del giro podistico dell'Ario che si è svolto ieri domenica sulle strade della Valassina. Con noi Maurizio Fornasiero del gruppo podisti, gruppo Amici di Scarenna, organizzatori della manifestazione. Anche quest'anno siete riusciti a radunare attorno a voi un gran numero di partecipanti, vero? Sì, un 1033 per la precisione, che provenienti da diversi parti d'Italia. Abbiamo avuto un gruppo da Vicenza che è venuto con un pullman addirittura sabato. Purtroppo l'acqua non ha permesso a questo gruppo di godere della nostra zona, dei panorami della nostra zona, però se n'è andato abbastanza soddisfatto e contento. Anche il riconoscimento a tutti i partecipanti a quota piena, abbiamo dato un salametto. Anche questo riconoscimento è stato molto gradito e quindi tutto sommato siamo abbastanza soddisfatti. Purtroppo sabato ha piovuto, non ci ha permesso di segnalare il percorso nel migliore dei modi, perché noi teniamo a segnare il percorso con dei cartelli da mettere il sabato e togliere la domenica per evitare di sporcare le strade con vernici e quant'altro.
e quindi siamo costretti a farlo appunto solamente il sabato per evitare che ci portino via i segnali stradali, i vari cartelli dei chilometraggi. Piccoli problemi organizzativi che è bene precisarli, insomma. Esatto, esatto. Comunque tutto sommato siamo, dicevo, abbastanza soddisfatti, 1033 partecipanti, su 36 km abbiamo avuto circa 300 marciatori. Il tratto tra Onno e Valbrona, che anche quest'anno abbiamo ripetuto nel bosco anziché sulla strada, è stato piuttosto gradito, nonostante non ci fosse tutto questo sole. Quattro percorsi, se non sbaglio, qual è stato il più gettonato? Direi il 19 km. Di solito i percorsi di mezzo sono quelli più gettonati, perché sono il 36 km è riservato ai podisti allenati che tutte le domeniche, cioè ai patiti delle maratone, diciamo. I 6 km più che altro per i bambini e le famiglie di Assolo abbiamo fatto, che purtroppo devo dire non partecipano un granché. Nessuno profeta in patria, insomma. Vale la pena magari mettere in evidenza qualche risultato individuale oppure qualche classifica per società? Ecco, il gruppo più numeroso, noi innanzitutto premiamo tutti i partecipanti, non è una manifestazione competitiva, di conseguenza non stiliamo classifiche, se non quella dei gruppi più numerosi, al quale diamo dei trofei, delle coppe. Il gruppo più numeroso è stato un gruppo di Milano, composto da circa una cinquantina di persone. Scalpitava, strillava, tuonava, cantava da notte fonda nel petto di Paola, oh Paola. La noia quella sera era troppa e cercava, chiamava 200 principi e invece lei era la dama del castello. Il tuo è un rosso relativo, senza macchia d'amore, ma adesso canterà dentro di te per la gran solitudine. Forza, amati per questa sera, che domani torni in te. Ma non ti diverte perché vuoi qualcosa di più facile. Auguri a tutte le mamme del mondo. C'è caldo. La mattina per morti della peste. Ah sì? E mica mi piace. No, perché lui quando è messo da casa lì da lì. Il vecchio bianco. Poi Madonna che crisi. Beh, mi è capitato una volta in bicicletta, arrivo su il chisano. È un fauto che ci fate io. E era boom, messa strada. Me ne sembra una vista, ma pareva che... Ho detto a fare. Va bene. Fanciulle, arrivederci alla prossima, Sono arrivata. È dura, eh? È dura. Certo, questo qua è frizzante. Hai tolto i messicani e ha messo i fili. No, mi sono preso male io nel foto. Capite? Dalla sorgente.
Bene, e a questo punto magari è il caso di parlare anche del gruppo Amici di Scarena, organizzatore della manifestazione. Lo facciamo con Sergio Silva. Memoria storica a questo punto del gruppo, vero? Beh, diciamo che noi, almeno io, sono stato uno dei primi. Prima abitavo a Pagnano, sono andato a Scarena e abbiamo cominciato a fare questo. È bello. Ho sentito anche una vostra intervista che riguarda il motociclismo. Da giugno, se non ho capito male, c'è qualcosa di molto importante. Diciamo che noi siamo andati avanti a non lasciar cadere quel nome dell'Ario da 30 anni a questa parte. Credo che è stata una cosa buona anche questa. Lasciando a Maurizio quello che ha detto lui, cosa posso dire io? Ringrazio tutti quelli che ci hanno dato una mano, l'ho già fatto prima della manifestazione, lo faccio adesso, perché grazie a loro siamo riusciti a fare una cosa, secondo me, fatta bene. E non solo secondo me, perché io chiedo a parecchi per sapere poi se c'è qualcosa che non va, per addrizzare. E non ho trovato, nessuno che ha detto che qualcosa che non andava. Ringrazio tutti veramente, tutti i partecipanti, tutti meno uno, e lo devo dire perché va detto. Cos'è successo? Questa brava persona è arrivata, premesso che noi non abbiamo neanche il gruppo che va a marciare, quindi lo facciamo esclusivamente per loro. La soddisfazione nostra è quella di vederli contenti. Questo è arrivato, si è fatto la doccia e poi si è smontato tutto lì il rambaradam e se l'ha messo in borsa e è andato a casa. E questo, uno degli ultimi. Si è fatto la scampagnata. Perché Teleolassina non arriva fino... L'avete già individuato, insomma. Quando c'è al 99 e al 100 manca, è lì, non si può scappare di troppo. Certo. Ecco. Però comunque se lei arriva vorrei dirle, guarda, faccia un bel lavoro, faccia un bel pacchetto, lo spedisca al gruppo Amici di Scarena e vedrà che avrà la coscienza a posto. Ecco, quindi polemica da una parte, doveroso appello dall'altra, mi sembra giusto e chiaro, altrimenti perché è giusto anche mettere in evidenza come da volontari state lavorando per dare qualcosa di significativo al paese e quindi non è giusto che poi ci siano quelli che ne approfittano. Insomma. È una cosa da niente, però ho ritenuto puntualizzare, perché sono con le cose piccole che si raddrizzano poi le grandi, non sono con le grandi. Grazie a tutti, ciao Maria. Attenzione che ci pinza. Dogana. Si mangia, si beve. Lolita, Lou ou bien Lola, du
Cosa ci aspettiamo adesso? A questo punto quali altri appuntamenti avete in previsione? Per quest'anno adesso abbiamo fino ai primi di settembre la festa di Scarena vera e propria, festa, diciamo così, se possiamo chiamarla patronale, e questa qui la faremo in sede, ecco. Dopo più in là, a ottobre, c'è la festa della patata. E per fare tutto questo ci vogliono tante mani. Grazie a voi, grazie a voi il quartiere va avanti e cresce. Sì, cresce, anzi, l'ho detto anche l'altra volta, sta crescendo e sta crescendo parecchio. Quasi quasi non ci si riconosce più. Ma era qui, era là, sì, questo è di Scarena, ma non l'ho mai visto. Comunque ben vengano, ecco. L'importante è non perdere l'identità. Ecco, quello sì. E le tradizioni. E le tradizioni cerchiamo di mantenere. Cercando di mantenere la nostra tradizione dialettale, che se manteniamo quella è facile che riusciamo a stare a gala, perché se no a fondo. Grazie a tutti. E allora appuntamento anche alla prossima edizione del Giro Podistico dell'Ario. Non l'abbiamo detto, questa era la 30ª edizione, quindi si riparte con il numero 31. Grazie, grazie e buon lavoro. Dura ma la più bella.
time.